I cavalli della quinta corsa, il premio Calvisano Seconda Tris, cavalli di categoria G allo start, Abracadabra, Fiato, Scott, One of Hearts, Commander Clemar, Titano M, Brexit Fabia e Carol Clemar, a 20 metri cavalli categoria EF, Arundo Debuti, Astecca Dimara, Ligero Day Room, Zigolo VGL, Cracco P. È convalidato il terzo segnale, c'è stato l'errore di Commander Clemar, l'errore di Arundo Debuti, l'errore di Abracadabra Fi, l'errore per Commander Clemar ripetuto, mentre Tuono Fez comanda su Atos Skoda al secondo nastro molto molto veloce, Zigolo VGL che punta in avanti, poi ancora Brexit Fabi che è in fuori, Aligero Day Room, Astecca Dimar, Cracco P e in coda Titano M. Zigolo VGL che va ad impegnare Tuono Fez che reagisce. Mentre Aligero Day Room affianca Atos Scotters in corda Brexit Fabi davanti a Astecca Dimar, Cracco P e Titano M. Mezzo miglio iniziale in 59,4 con partenza da fermo. Si va davvero forte con Zigolo VGL che ora va a rinnovare l'attacco a Tuono Fez e passa di forza al completamento del primo giro che per la testa è stato in 1,14,5, ma Zigolo VGL rendeva 20 metri. Aligero Day Room che va in caccia del compagno di nastro, si sposta dalla corda Toscò per prendere la scia di Aligero Day Room, ancora una frazione sollecita in 15 e 2, Aligero Day Room che va ad incalzare Zigolo VGL trascinandosi a Toscò, si getta di galoppo Zigolo VGL e allora passa Aligero Day Room e prende vantaggio dal gruppo. Scatta Astecca Dimar che avanza in terza ruota ed emerge in seconda posizione, seguito nell'azione da Cracco P, poi Atos Scott, Tuono Fez e Brexit Fabi, ma Aligero Day Room ha acquisito vantaggio notevolissimo dopo un miglio in 1,58 e 4 sul piede dell'1,14 secco. Aligero Day Room in fuga per la vittoria da Astecca Dimar che è raggiunto da Cracco P, breve contatto tra i salchi dei due, poi Cracco P si libera e supera Astecca Dimar per inseguire Aligero Day Room che però sembra imprendibile. Astecca Dimar rimane in terza posizione. Aligero Day Room prosegue isolato in avanti, vanamente inseguito da Cracco P. Vince Aligero Day Room davanti a Cracco P e Astecca Dimar. 10-12-9 la combinazione vincente di questa seconda tris di giornata. 2-28 e mezzo sul mio cronometro, ma preso sulla testa e quindi. Se per lo start sarebbe stato un percorso nell'ordine dell'1,14 e 4, va considerato che Aligero Day Room dovrebbe essersi espresso intorno all'1,13 e 7, 1,13 e 8, vincendo da lontano con Roberto Ruvolo, il figlio di Leben RL, nei confronti dell'altro penalizzato, Cracco P. Anche questo ha corso molto bene e finisce avanti a Astecca Dimar che completa la tris dei penalizzati.